in collaborazione con Canuni Coffee, un aroma da scoprire solo su canunicoffee.shop. La Nuda Verità, la rubrica di Millennium che si mette a nudo e vi racconta i segreti dell'amore, la passione, la differenza tra uomo e donna e la verità sulle coppie. La Nuda Verità di Mirko Spelta. Aspetta, ci siamo messi tutti a nudo e lo facciamo ogni venerdì. Adesso, insomma, abbiamo un'aggiunta che è la nostra Alice Danese. Quindi oggi parliamo di convivenza. È per quello che quando hai detto ci siamo messi tutti a nudo, a me è passato un brivido nella schiena. Aspetta un attimo, nel senso. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera. Ok, ciao Alice, ciao. Sì, allora, parliamo di convivenza. Nel senso che, come tu ben sai, noi, insomma, facciamo tutta una serie di valutazioni su quelle che sono i rapporti sentimentali, ma questo perché? Perché noi siamo una trasmissione di servizio sentimentale. Ok. Non mi sono aggiunta sentimentale. E poi lo rifaccio prima di chiudere, lo rifacciamo. E insomma, in questo caso parliamo di convivenza. Perché? Cominciamo a parlarne subito o sentiamo qualcosa? Dimmi tu. Ma possiamo dare un'anticipazione, abbiamo qualche minuto, okay. Insomma. Perché uno? Perfetto, perché nell'immaginario, soprattutto nell'immaginario femminile, quando arriva il principe azzurro, lui arriva sul cavallo bianco, vi prende in sella e voi galoppate al tramonto sulla spiaggia con dietro il sole che appunto sta tramontando e vissero tutti felici e contenti. In realtà l'amore non è esattamente questa roba qua. Perché a un certo punto poi si scontra con la realtà, ok? Cruda. E la realtà è fatta di tutta una serie di cose, per carità di Dio, l'amore ci vuole assolutamente, è il collante senza il quale non si può fare nulla, ma non è soltanto questo e noi dobbiamo cercare di fare in modo di far comprendere un po' l'universo maschile all'universo femminile e in questo caso c'è anche Alice ed è meravigliosa questa cosa, cercheremo di far capire anche un po' l'universo femminile all'universo maschile. Vabbè, quindi c'è. Entriamo tra poco, ascoltiamoci una novità, Oliver Tree con Life Goes On. E come ogni venerdì c'è Mirko Spelta con la nuda verità, capito carissima? Più nuda che mai. Esatto, ci mettiamo noi, il venerdì ci mettiamo a nudo. Oggi parliamo di convivenza. Certo, e mettiamo a nudo questa parte della coppia e delle coppie. Allora, dicevamo che due cuori e una capanna in realtà non esiste, si deve scontrare con la realtà. E la realtà qual è? La realtà è che quando due persone convivono, che siano poi sposate o meno, questo poco importa, ciò che si accosta è tutto un mondo, quindi una serie di abitudini, cultura, modi di fare, modi di pensare, modi di vivere che arrivano direttamente da quello che è, come dire, il background culturale, sociale, personale di ognuno dei due. Se sei stato figlio unico nella vita e quindi hai un certo tipo di mentalità, se hai vissuto con tre fratelli hai un altro tipo di mentalità, se hai avuto già delle convivenze precedenti hai un certo tipo di esperienza che se invece non ce le hai avute non hai. E quindi tutte queste cose si vanno a incastrare all'interno di quello che è lo spazio personale vitale, perché poi quando siamo fuori, siamo al bar, siamo al lavoro, eccetera, va tutto bene, tanto poi ognuno torna a casa sua. In realtà, quando sei invece nella stessa casa, immaginate poi anche le case un pochino piccole, no? Ok. Quando sei nella stessa casa, questo spazio vitale necessariamente viene, uno entra all'interno dell'altro. Per cui o le due cose si incastrano abbastanza bene come degli ingranaggi, oppure se no si tende a confliggere. Voi immaginate questa cosa adesso, tutti quanti hanno in mente il concetto della metà della mela, no? La metà esatta della mela, per cui in realtà negli anni e nei secoli che furono ci hanno divisi a metà e passiamo tutta la vita a cercare l'altra esatta metà della mela. Ecco, la metà della mela non esiste. Che cosa esiste invece come immagine? Voi immaginate due zolle di quelle tettoniche. Aspetta, arrivo. È veloce. Due zolle tettoniche, ognuna fatta in maniera frastagliata. Quando si avvicinano tra di loro, tutte le varie punte e i vari incavi un po' confliggono, ok? Ma se noi riusciamo a incastrarle abbastanza bene, è vero, la parte superficiale un pochino farà un po' di polvere, farà un po' di terra, ma poi piano piano la parte che sta sotto si avvicina fino a quando le due si incastrano. Ecco, la convivenza in realtà deve essere un po' questo tipo di lavoro. Anche perché ognuno di noi ha delle piccole manie, delle piccole fisse. Ne vogliamo parlare? Ok.
Allora, vogliamo chiedere per esempio ai nostri ascoltatori, fatelo voi che siete più, insomma, se avete delle fisse, delle manie, potete scriverci. Tu come sei messa? Io ho la mania di sistemare le magliette, comunque le cose da vestire dentro l'armadio in un certo modo, e soprattutto per colore. Okay. Che noia. Quel senso di ordine, e la donna ha bisogno di questo. Perfetto, tu immagina invece il tuo compagno che entra e incasina tutto quello che hai fatto cinque volte al giorno. Io. Okay. Io sono così, sì. Allora, come dice il mio grande amico Mauro, il Vate, dice che sono le piccole cose che distruggono le grandi relazioni. Quindi sembra una stupidaggine, ma mille cose di questo genere al giorno. Quindi andate mi fuori stai di testa. Dicendo che fino ad ora ho sbagliato tutto? No. Si tratta solo di rispettare, diciamo così, e di incastrare anche le piccole manie l'uno dell'altro. Va bene, senti, intanto in attesa dei vostri messaggi al 340 15 69 580 ci ascoltiamo una canzone. I Cry di Ava Max alle 18.40, quando si sta parlando qui su Radio Millennium di convivenza insieme a Mirko Spelta, e ai nostri ascoltatori al 340 15 69 580 scrive Marco: sì, io sistemo in modo maniacale tutto ciò che è in vista, tutti gli oggetti che sono fuori dai mobili, se poi apri cassetti, armadi. Guarda, in ogni casa comunque c'è sempre un cassetto dove c'è dentro di tutto. Mirko, torniamo tra poco con altri messaggi. Va bene, d'accordo. Va bene, a dopo. Salmo si intitola Kumite alle 18.46 in questo venerdì 5 novembre 2021 su Radio Millennium. Si sta parlando con Mirko Spelta e anche Alberto Zanni. No, ovviamente. Di convivenza. Noi la stiamo provando proprio a tutti gli effetti, la convivenza anche se radiofonica. Ma poi ci sono tantissimi altri mondi, no? Eh già, ci sono anche un sacco di messaggi. Per esempio, Canuni Coffee. Oh, che salutiamo. Amici di Canuni Coffee. Esatto, tra parentesi, io ho provato l'arabica, è fantastico, mi piace un sacco. Ma comunque, vabbè, niente, al di là di questo. Dice: chiudere le porte delle altre camere prima di buttarmi a letto. E questa è una delle piccole manie, insomma, dei nostri ascoltatori, in questo caso il nostro amico Canuni Coffee. Allora, poi abbiamo Terry. Terry scrive: prima di iniziare a lavorare devo sistemare casa. Anch'io. Io sono con lei. Anch'io. È una questione di decoro mentale, cioè di ordine. Sì. Fatevi vedere da uno bravo. No, ma veramente, è disordinato fuori, disordinato dentro. Questo è un po' il concetto. Nel disordine c'è sempre un ordine. Anche questo è vero. E se no abbiamo la nostra amica Tiziana, che dice una cosa molto carina, che è il discorso che facevamo prima, cioè l'incastrarsi, o comunque il fare in modo che combacino le nostre piccole manie con quelle degli altri. Cioè dice: io da quando io per rispetto a lui non ne ho più. Ecco, un'altra amica ci scrive: non ci deve essere niente fuori posto, altrimenti non si esce da casa. Un'altra malata. Un po' come Terry, siamo tutti. Poi ci sono quelli che escono di casa, ritornano in casa per vedere se hanno chiuso la porta, quindi la riaprono, poi la richiudono. Succede anche con la macchina, spesso e volentieri: ho chiuso la macchina, aspetta che torno indietro e ridò un altro click, sì, così sono sicura. Assolutamente sì, succede anche a me. Oppure mi dicevi prima in oppure riguardo, e si collega un po' anche un po' a quello che ho detto io, oltre al sistemare le magliette dentro l'armadio con un certo ordine, colore eccetera, conosco persone che addirittura stendono le magliette con lo stesso colore delle mollette. Ok, allora, noi che siamo una trasmissione di servizio sentimentale, ce l'ho fatta, ma in questo caso anche un po' psicologica, spieghiamo una piccola cosa. Le cose normali che si fanno tutti i giorni, tipo, non so, lavarsi le mani, ok, è una cosa che bisogna fare, poi c'è il Covid, assolutamente sì. Quando però diventano eccessive, si chiamano, anche se in piccolo, nevrosi tecnicamente. Cioè, queste piccole manie, quando diventano veramente eccessive e cominciano a dare un po' di fastidio al nostro vivere quotidiano, si chiamano nevrosi. E lì è il momento in cui bisogna farsi dare una mano, ma questo è un altro discorso. Però, tornando invece a noi e al rapporto di coppia, capite bene che se uno ha la mania di dormire con la tapparella alzata e quell'altra mania di dormire la tapparella abbassata, come si fa? Ok, quindi tutte queste cose sembrano delle stupidaggini, ma bisogna in qualche modo tentare di provare a convivere, comunque partire con un punto di vista tale per cui si sa che bisognerà venire incontro all'altro, perché non troveremo mai
quello che è esattamente uguale a noi, salvo quello che ha dentro nelle mutande. Non è possibile. Anche perché non ci andremo a convivere, secondo me, cioè non ci sarebbe proprio motivo, perché litighi ogni giorno. Anche da quel punto di vista è vero, pur essendo uguale, pensa un po'. Per cui dobbiamo assolutamente pensare, quando andiamo a convivere e in generale quando siamo con qualcun altro, che è fisiologico mettersi nell'ordine di idee di venirsi incontro. Il momento più bello della convivenza è quando non c'è nessuno, sei a casa, sul divano, birra e partita. Perché Ruto Ribero non sta bene a quest'ora del venerdì. Allora, io conosco un signore che diceva: ricordatevi che il matrimonio è l'arte di risolvere in due problemi che da solo non hai. Grazie Mirko, siamo giunti al termine, insomma, di questa puntata di della Nuda Verità. Voglio sapere però di che cosa parleremo venerdì prossimo. Settimana prossima, peraltro a grande richiesta delle nostre ascoltatrici, che peraltro ci possono scrivere durante la settimana sia in radio che sul mio profilo Instagram. Mio profilo Instagram, aspetta Mirko, parliamo della cosiddetta sindrome di Houdini. Cioè, quando lui a un certo punto, dopo 8 milioni di messaggi al giorno e 40.000 telefonate, dalla sera alla mattina sparisce. È il ghosting, altrimenti detta la sindrome di Houdini. Esatto. Va bene, grazie Mirko. Non vedo l'ora che arrivi venerdì per parlare, insomma, di questi argomenti. Ti auguro un buon weekend. Grazie a voi, ciao, è stato Mirko. Un piacere come al solito. Ciao e a settimana prossima. A presto. La Nuda Verità.